per la relazione del prefetto Gabrielli sulla grave situazione politico-amministrativa a Roma. Ma intanto non passa giorno senza che la capitale conosca nuovi disagi. In questi giorni sono stati i macchinisti della metro a creare il caos nei trasporti con uno sciopero bianco. Ed è iniziato il conto alla rovescia in vista del trasferimento delle decine di camion bar che da anni occupano il centro storico. 1.600 milioni di euro è il valore astronomico dei beni sequestrati dalla DIA all'imprenditore siciliano Gaetano Virga, accusato di legami con la mafia di Corleone. Secondo gli inquirenti, Virga contava sull'appoggio di Cosa Nostra per aggiudicarsi lavori e appalti pubblici, anche se da anni il suo nome figurava tra coloro che in Sicilia si battono coraggiosamente con il racket. Contro il racket. Nel duro negoziato in corsa a Bruxelles tra governi sul debito greco, la posizione dei falchi di alcuni esecutivi e la stessa apparente intransigenza delle cancelliere Angela Merkel riflettono posizioni molto diffuse nelle opinioni pubbliche dei loro paesi. In Germania i sondaggi registrano una stragrande maggioranza favorevole ad una linea di fermezza. Solo con una federazione si potrà salvare l'Europa. Se saranno gli interessi nazionali a prevalere, l'Unione finirà per disintegrarsi, parla Emma Bonino, storica dirigente del Partito Radicale ed ex ministro degli Esteri. La crisi greca dimostra come oggi prevalga una logica contraria ai principi comunitari e sulle migrazioni siamo all'anno zero. Tutti i più grandi club di calcio europei ce l'hanno, dal Manchester United al Real Madrid, dal Bayern al Chelsea. In Italia solo la Juventus ha il suo stadio di proprietà e gli effetti benefici per le casse della società bianconera si sono fatti sentire. La Roma attende il via libera definitivo al progetto firmato dall'archistar Libeskind e ora anche il Milan punta ad avere il suo stadio entro il 2018. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti a questa nuova edizione delle TG Cronache. Dunque, anche se appare prevalente la linea di non sciogliere il Comune di Roma, in settimana sapremo di più dalla relazione del prefetto Gabrielli, la capitale è alle prese in questi giorni con problemi sempre più stringenti. L'ultimo, lo sciopero bianco che viene attuato dai macchinisti della metropolitana, che porta a forti ritardi. Il sindaco Marino ha denunciato che gran parte degli autisti non timbra il cartellino. Il sindaco che Marino però va avanti su un'altra vicenda, quella di togliere assolutamente tutti i camion bar dal centro storico. Ancora qualche ora, poi verrà resa nota ufficialmente la decisione del prefetto Franco Gabrielli sulla eventualità di scioglimento del Comune di Roma per mafia. Oggi pomeriggio, al massimo domani, Gabrielli consegnerà al ministro degli interni Alfano la sua relazione, anche se già ieri, al termine della riunione per l'ordine e la sicurezza, si è emerso un orientamento. Nonostante il sistema Buzzi e Carminati abbia inquinato sia l'amministrazione Alemanno che quella Marino, no allo scioglimento del Comune, ma sì a un'ipotesi di commissariamento di interi dipartimenti colpiti dalle infiltrazioni. Una ipotesi che comunque comporterebbe non pochi problemi per la capitale, alle prese in questi giorni con un'altra vicenda scottante, il funzionamento della metropolitana che anche oggi è cominciato nel peggiore dei modi. Per il terzo giorno consecutivo si stanno verificando forti ritardi e disagi per i passeggeri. Addirittura a Termini è stato attivato un contingentamento degli accessi in stazione. È stato necessario dunque introdurre una sorta di numero chiuso in una delle stazioni più importanti della città. L'ATAC e il sindaco Ignazio Marino hanno parlato di uno sciopero bianco dei macchinisti. In sostanza boicotterebbero il nuovo contratto di lavoro che prevede per i conducenti l'obbligo di timbrare il cartellino e un aumento delle ore lavorative, anche ricorrendo allo straordinario coatto. E trovo anche inaccettabile che a Milano i macchinisti guidano 1.100 ore l'anno, a Napoli 950 e a Roma solo poco più di 700 ore l'anno. Questo va cambiato nell'interesse della città. Molti macchinisti rifiutano lo straordinario e non partono se le vetture non sono perfettamente a norma con il regolamento di servizio. Risultato, saltano le corse e si accumulano i ritardi. Lo vuoi vedere il mio badge quando va a timbrare la mattina? E se scarro 5 minuti me li dà lo stipendio!
Ma non c'è solo la questione aperta con i macchinisti. La guerra al degrado della città sta causando non pochi grattacapi all'amministrazione capitolina. Qui siamo al Colosseo. Ultimissime ore per questi 3 camion bar e 12 venditori di souvenir. Il TAR ha rigettato la loro istanza di sospensiva. Venerdì dovranno prendere posto nelle nuove zone individuate dal comune. In totale sono 22 i posteggi che devono essere liberati in centro storico. I 59 operatori che si alternavano in quelle piazzole non si rassegnano. Sono pronti a intraprendere nuove battaglie legali. Ne vengono ricollocati 8. Tenga presente che su questa strada, come lei vede, non c'è nessuno. Non è un posteggio di minor valenza, è un posteggio dove qui non incasseranno neanche un euro al giorno. Quindi gli operatori chiederanno all'amministrazione che a breve voglia riaprire il tavolo, quello sul decoro, il tavolo tecnico, e voglia riesaminare le posizioni degli operatori per far sì che gli operatori possano avere, secondo la legge Franceschini, un posteggio potenzialmente equivalente. Se questo non sarà fatto, poi dopodiché si dovranno interessare gli organi competenti. Il problema sono anche gli abusivi, che avranno ancora di più campo libero, accusa il rappresentante della categoria. Ogni angolo di Roma effettivamente è spesso preso d'assalto. Qui siamo a Largo Corrado Ricci, una sorta di terrazza panoramica sui Fori Imperiali, occupata abusivamente da senza tetto. Ora è stata ripulita. Ci sono poi imprenditori in odore di mafia come Gaetano Virga e i suoi familiari che, secondo la DIA, avrebbero beneficiato dell'appoggio di Cosa Nostra. La DIA gli ha sequestrato beni dal valore di 1 miliardo e 600 milioni di euro. Virga non era un imprenditore qualunque, ma un simbolo dell'antiracket. Era diventato quasi un simbolo dell'antiracket, delle aziende che non pagano il pizzo e si oppongono con forza e fermezza alla criminalità organizzata. Ma mentre da un lato denunciava gli estorsori, dall'altro, secondo gli inquirenti, aveva costruito un vero e proprio impero del calcestruzzo grazie alla collaborazione decisiva di Cosa Nostra. La storia di Gaetano Virga e della sua famiglia da braccianti, agricoli e super imprenditori, un patrimonio monstro sequestrato oggi dalla Direzione Investigativa Antimafia di Palermo, 1.600.000.000 di euro accumulati in meno di 40 anni sfruttando l'appoggio della mafia del mandamento di Corleone nell'aggiudicazione degli appalti pubblici nel settore dell'edilizia. Tra il maggio e il novembre del 2010 Gaetano Virga aveva denunciato 5 persone per aver chiesto il pizzo al padre e allo zio, mafiosi della cosca di Misilmeri, finiti poi in manette dopo le indagini dei carabinieri. Le sue rivelazioni avevano portato addirittura allo scioglimento dello stesso comune siciliano per infiltrazioni mafiose. Secondo gli investigatori era solo una strategia, una mossa studiata per ottenere un'immagine pubblica immacolata e avvicinarsi alle associazioni antiracket, mentre lui e i suoi parenti continuavano a fare affari milionari con la famiglia Marineo, legata da anni alla cosca di Corleone. Insieme ad altre aziende affiliate a Cosa Nostra riuscivano a sfruttare il cosiddetto metodo SIN, un vero e proprio sistema composto da un cartello criminale sviluppato per spartirsi soldi e lavori degli appalti pubblici, vinti anche minacciando e facendo desistere aziende e concorrenti che intendevano partecipare alle loro stesse gare. Trust, bene immobili, mobili registrati, rapporti bancari e imprese, tutte riconducibili alla famiglia Virga, 1.600.000.000 di euro, con il tribunale che ha dato il via libera dopo la richiesta del direttore della DIA, uno dei sequestri più importanti operati sino ad oggi. Restiamo in Sicilia perché l'Assemblea regionale ha approvato una legge per il recupero dei centri storici. Fin qui tutto normale, se non fosse che contro questa legge si sono scagliati in molti, perché il provvedimento rischia di cancellarli anziché valorizzarli. Procedure semplificate per ristrutturazioni, interventi e restauri sugli immobili dei centri storici siciliani. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il DDL sulle norme per favorire il recupero dei centri storici, che taglia di netto l'iter burocratico necessario per intervenire su stabili e palazzi. E così d'ora in poi, per molti tipi di interventi, come manutenzione ordinaria e straordinaria, ma non solo, basterà una comunicazione di invio attività con l'aggiunta di una relazione o di un progetto. Un cambio di passo sostanziale che però a molti proprio non piace. Guardi, la semplificazione delle norme è un falso problema. Di fatto dovrebbero funzionare meglio gli uffici tecnici comunali e le sovrintendenze. Se funzionassero bene non ci sarebbero assolutamente di questi problemi. Quindi è un problema, diciamo, che viene creato artatamente perché le sovrintendenze sono state indebolite, gli uffici tecnici comunali funzionano malissimo. Non la pensa così Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del PD e promotore del progetto di legge. In questo momento, ci ha detto, in Sicilia ci sono oltre 200 comuni che non hanno ancora una disciplina urbanistica che regoli interventi nei centri storici.
un vuoto che divideva la Sicilia dal resto d'Italia e che con questa legge, secondo l'esponente democratico, verrà colmato. Inoltre, sottolinea Barbagallo, i lavori saranno permessi a partire dalle indicazioni del cosiddetto studio di dettaglio che spetterà alle istituzioni locali. Una mappa fornirà indicazioni precise su quali interventi poter avviare, in quali aree dei centri storici. In molti casi, poi, è previsto anche il nulla osta delle sovrintendenze. Nessun pericolo, dunque, secondo il consigliere del PD, sul fronte della tutela del patrimonio architettonico e artistico siciliano. Rassicurazioni che Italia Nostra Sicilia non considera sufficienti. Il centro storico è un unicum organico, cioè non possiamo separare i monumenti, i cosiddetti monumenti, le chiese, i palazzi, dal tessuto cosiddetto minore. Cioè è un unicum che va considerato nel suo insieme, quindi gli interventi devono essere organici, devono essere sostanzialmente di tutela, di conservazione, laddove non è possibile ovviamente anche di sostituzione. Per noi il DDL è fuorilegge rispetto al decreto legislativo 42-2004, cioè rispetto al codice dei beni culturali e del paesaggio. La norma che nel testo inserisce come primo obiettivo la valorizzazione e la rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici, sostengono i difensori della nuova legge, prevede anche il ricorso a un doppio parere delle sovrintendenze nel caso di interventi particolarmente delicati e invasivi. Tra questi, vale la pena ricordarli, compaiono anche le demolizioni e le conseguenti ricostruzioni di immobili con un assetto nuovo, un dispositivo che oggi nel resto d'Italia già esiste. La crisi greca dal punto di vista del popolo tedesco, favorevole alla linea della fermezza, popolo che non ha gradito e capito le ragioni del no al referendum. All'indomani del referendum greco la stampa tedesca, soprattutto quella vicina ai conservatori, c'è andata giù pesante. La Bild apriva così: un altro no, come dire dopo il vostro no ci sarà anche il nostro. I greci festeggiano la loro rovina, scriveva il popolare tabloid, e anche i cittadini tedeschi non hanno preso benissimo le scelte del governo ellenico. Sembrano non capire e comunque non apprezzare la decisione di voltare le spalle ai creditori internazionali. Sono sorpreso di questo referendum, dice questo signore, non mi aspettavo una vittoria del no. Dall'altra parte però a questa scelta chiara del popolo greco seguirà una reazione altrettanto chiara della controparte. E sulla possibile uscita della Grecia dalla zona euro i tedeschi sono divisi. Momentan finde ich das Aussteigen aus dem Euro. Se la Grecia esce dall'euro sarà un bene per tutti, dice quest'uomo, per il popolo greco e per l'Europa stessa, anche perché prima o poi chiederebbero nuovi prestiti greci e così diventa una storia infinita. Ich bin dagegen. Also ist ja. Io non credo sia una buona idea se la Grecia lascia l'euro. Se dovesse accadere, l'Unione Europea si troverebbe in una situazione che non prevede accordi chiari su come far fronte a una crisi del genere. Bisogna trovare una soluzione adesso e far sì che emergenze del genere non si ripetano più in futuro. Penso che la gente dovrebbe imparare da questa crisi economica globale. C'è comunque grande attenzione da parte dei tedeschi, soprattutto sulla politica economica, su quelle proposte alternative del governo greco tanto attese, proposte che dovrebbero far uscire la Grecia dall'impasse in cui si trova ormai da anni. Ma c'è anche chi non è d'accordo con una posizione troppo rigorosa, perché il vero problema greco sono le mancate riforme. Nein, kein neuer Kredit mehr, weil das ist ein... Se i greci non si mettono d'accordo su che tipo di riforme fare, allora è tutto inutile. Non serve a nulla continuare a prestar loro dei soldi. I greci devono passare ai fatti e smettere di chiedere aiuti. Sondern man muss auch etwas bieten. Non si può pensare a un salvataggio greco senza condizioni, fa eco infine questa professoressa dell'Università di Berlino. Se la Grecia vuole che il Fondo Monetario Internazionale venga in soccorso per ridurre il loro debito pubblico, allora devono rispondere facendo le riforme. Solo così la riduzione del loro debito può avere un senso, solo così si può raggiungere un nuovo equilibrio finanziario. Se non si trova un compromesso del genere, è perfettamente inutile che la Grecia resti nell'euro. E si continua a parlare di Grecia e del futuro dell'Unione con il nostro Raniero Altavilla, che si trova in diretta dall'Esposizione Universale. A te la linea, Raniero.
Buongiorno Caterina, altra giornata qui ad Expo di Convegni dove si è parlato dei diversi temi dell'esposizione universale e si fa anche un gran parlare di quello che sarà il futuro dell'Expo. Ieri c'è stato un toni duri tra il commissario unico Sala, il governatore della Lombardia Maroni, ma di questo poi vi daremo conto su quello che sarà il futuro dell'Expo, delle idee che ci sono nei prossimi giorni, nelle prossime edizioni. Restiamo all'attualità, abbiamo detto tanti convegni. Tra questi uno sul ruolo delle donne all'interno in relazione ai temi dell'esposizione universale. Ad uno di questi convegni ha partecipato l'ex ministro degli esteri Emma Bonino, l'abbiamo incontrata, con lei abbiamo parlato di migranti ma anche della situazione in Grecia e sentite cosa ci dice. La situazione della Grecia non è un rischio grave per l'Italia anche il fatto che i governi hanno opinioni differenti? Vabbè, quello che non ci sia un'Unione Europea politica, questo è un dramma per tutti e da federalista lo dico da tanto tempo, per cui una settimana ci si prende a mala parole per 60.000 profughi in un continente di 500 milioni di abitanti, ci si prende a mala parola per 60.000 profughi e senza risolvere la questione. La settimana dopo è la Grecia, prima era il Portogallo, insomma. Secondo me, a parte che non ho la palla di vetro, se trovano un cerotto qualunque da mettere, però o si va avanti veramente con determinazione verso gli Stati Uniti d'Europa oppure l'Europa si sbriciolerà. Dopo l'ultimatum dell'Unione Europea, meglio trovare una soluzione o meglio che la Grecia esca dall'Europa? Guarda, io questo non so dire, i conti economici, dal punto di vista politico è chiaro che un altro paese fragilizzato nel Mediterraneo che è già totalmente in fiamme evidentemente non aiuta. Rimane il fatto però che la demagogia del governo Tsipras altrettanto non ha aiutato, il referendum era un plebiscito per la verità e quindi insomma il combinato disposto di responsabilità ci deve spingere ad andare avanti, perché adesso si metteranno tutti i cerotti forse possibili, non lo so. Tsipras si è presentato senza neanche una proposta, adesso è tutto rinviato a domenica, non so se apriranno le banche, insomma. E questo plebiscito è stato una grande menzogna in realtà, quindi non lo so bene. Quello che so è che per rendere il tutto sostenibile o andiamo verso l'unione politica o la partita è chiusa. Abbiamo finito un vertice in cui ci si è presi a male parole per trovare una soluzione in 2 anni a 60.000, la dice lunga su, però questo gli Stati membri hanno rifiutato anni fa qualunque proposta di comune, di una politica comune sulla migrazione, ognuno pensa che facendo da sé fa per tre, in realtà non è così e adesso vediamo, c'è una riunione dei ministri degli interni, vediamo se riescono a trovare qualche soluzione. Questo è il parere di Emma Bonino, avete sentito un'analisi molto molto chiara su quello che è la situazione greca e anche sul tema dei migranti, ovviamente il tema dei migranti resta di attualità, non è che la Grecia abbia spostato l'obiettivo e per quanto riguarda Milano, che è un tema che conosce molto bene, nelle prossime ore sono attese nuove ondate di arrivi anche nella città di Milano. Caterina. Va bene, grazie a Raniero Altavilla. Intanto, prima di andare a vedere le altre notizie del nostro telegiornale, parlavamo di questo sciopero bianco che è stato messo in atto dai macchinisti della metro. Questo sciopero bianco sta causando, ve l'abbiamo fatto vedere nel nostro servizio, molti ritardi e molti disagi per i cittadini. C'è un intervento del prefetto Gabrielli e Gabrielli ha detto: invocherò azioni molto dure, da quelle disciplinari a quelle di denuncia per interruzione di pubblico servizio. Quindi questa è la linea dura del prefetto Gabrielli. Allora, veniamo alle altre notizie. Parliamo a Emma Bonino. Abbiamo sentito Emma Bonino, che conosce molto bene le decisioni europee, decisioni che a volte possono sembrare difficili, insomma che molto probabilmente non riusciamo a capire, come per esempio il via libera al formaggio e allo yogurt senza latte ma con la polvere di latte. E questo fatto è vietato in Italia da 40 anni, ma questa è una delle decisioni che sta prendendo e che ha preso l'Unione Europea. Sentiamo.
quel via libera al latte in polvere l'Italia non lo deve dare. È il passaparola degli allevatori italiani che si sono radunati in piazza Montecitorio davanti alla Camera per difendere la produzione casearia italiana. Un prodotto italiano non sarebbe più così diverso rispetto a quello che viene fatto in altri paesi dove la qualità non si sa nemmeno che cosa sia. Pensiamo alla stessa Germania, alla Polonia, alla Lituania, alla Romania, se parliamo d'Europa, ma parliamo anche degli Stati Uniti quando andiamo oltre oceano. La Commissione europea ha inviato a Roma una diffida. Le leggi italiane sono troppo severe, dice Bruxelles. Occorre permettere ai produttori di utilizzare il latte in polvere per fabbricare formaggio e derivati. L'Italia deve uniformarsi all'Europa dove si vendono latticini senza latte. Diktat che ha fatto insorgere gli allevatori e produttori italiani. In prima fila la Coldiretti schiera i tre inganni dei produttori di formaggio che vengono dall'estero. Il numero uno è il latte in polvere, eccolo, si produce sottraendo umidità a 150 gradi, procedimento che comporta la distruzione di tutte le sostanze biologiche. Il latte diventa sterile e con lui il formaggio. Si perdono le caratteristiche nutrizionali, il sapore e l'odore. Un formaggio fatto con la chimica. Per dargli gusto i produttori aggiungerebbero additivi aromatizzanti per rimontare il latte, dicono i produttori, ma la natura non si può imitare. In questo sacco invece c'è la caseina in polvere, serve per aumentare la resa del formaggio. Ad esempio per aggiungere artificialmente proteine e produrre in industria formaggi e formaggini, tutto fuori dal nostro controllo. Un litro di latte ricostituito costa circa 20-25 centesimi, mentre noi adesso stiamo percependo circa 35 centesimi al litro, ma stiamo lavorando sotto costo. Questo blocco bianco sembra formaggio ma non lo è cagliata, un semilavorato per produrre pasta filata, soprattutto mozzarelle, che spesso finisce in sapore sulle pizze di scarsa qualità. Anche qui cosa finisce nel nostro piatto? La motivazione di questa pressione da parte dell'Europa è tutta economica. Il Milan avrà il suo stadio, la Fondazione Fiera infatti ha dato il via libera alla costruzione dell'impianto nella zona di Portello. In Italia cresce la febbre da stadio, business e introiti economici dei grandi club di calcio passano dallo stadio di proprietà e se ne stanno accorgendo i vari presidenti alle prese con la necessità di incrementare le entrate per far fronte ai sempre crescenti costi di gestione dei club del pallone. Così anche il Milan avrà il suo stadio, avrà una capienza di 48.000 posti e sorgerà nella zona Portello ex Fiera nell'ambito della riqualificazione dei padiglioni 1 e 2. Il Milan investirà circa 220 milioni di euro in 50 anni per l'affitto al comune, ma Galiani ha subito precisato che il nuovo impianto frutterà al club un utile di circa 80 milioni all'anno. Il Milan spera di poter avviare il cantiere all'inizio del 2016 e di ultimare i lavori in 2 anni. Lo stadio rappresenta un asset fondamentale per la nuova era rossonera e ha influito anche sulla valutazione data al club da Vita Ecuball, che entro fine mese diventerà socio al 48%. Dunque il Milan sulle orme della Juventus, che ha già il suo stadio, dell'Udinese, che ha già dato il via ai lavori, e della Roma, che ha presentato il progetto, firmato dall'archistar Libeskind, del nuovo impianto. In Italia, dove gli stadi sono obsoleti e poco funzionali, siamo in ritardo rispetto agli altri paesi europei. Soprattutto il modello inglese ha permesso alle squadre della Premier League di contare su introiti diretti ricavati dalle entrate delle strutture di proprietà. Gli utili sono reinvestiti direttamente nei progetti sportivi che includono l'acquisto di giocatori da copertina, i famosi top player. Il concetto di stadio a sé stante è dunque ormai superato. La struttura sportiva del futuro è posta in aree che comprendono centri commerciali, ristoranti, uffici, multisale, cinematografiche e, come nel caso di Tor di Valle a Roma, anche abitazioni residenziali. Vere e proprie cittadelle griffate con il logo della squadra grazie a progetti imprenditoriali che coinvolgono il pubblico e il privato, con particolare attenzione all'impatto ambientale e alla realizzazione dei servizi per i cittadini. Una logica sposata anche dalla Real Madrid in Spagna, dove a breve partirà la realizzazione del nuovo Santiago Bernabeu. In Italia la strada tracciata e da seguire è quella dello Juventus Stadium, che produce ricavi per 46 milioni all'anno. Col nuovo stadio gli introiti bianconeri si sono in sostanza più che raddoppiati, il 33% della crescita arriva dal numero dei posti disponibili, il 40% da abbonamenti e biglietti, il 27% dai servizi extra offerti all'interno dello stadium, i posti VIP per intendersi. Ma la Juventus è al momento un caso unico, l'istantanea dei ritardi della Serie A è impietosa. Un esempio, il Manchester United con l'Old Trafford ricava ogni anno dai match day più di Milan, Inter e Roma messe insieme, 127 milioni contro 80 nel 2014. Dati impietosi se raffrontati anche con quelli di Chelsea e Arsenal, una forchetta destinata ad allargarsi in attesa che in Italia si passi dai progetti alla realtà. E noi ci fermiamo per qualche minuto, tra poco.
Eccoci di nuovo in diretta, parlavamo di Roma, Roma capitale. Per contrastare il fenomeno della prostituzione a Roma potrebbe entrare in vigore lo zoning, ovvero l'interdizione dell'attività di sesso a pagamento in alcune aree della città, con la previsione di pesanti multe. Lo ha annunciato poco fa il vice capo di gabinetto del sindaco con delega alla sicurezza, Rossella Matarazzo. Staremo a vedere. Il telegiornale, il TG Cronache, si chiude qua, ma torniamo domani alle 14.